Un modo alternativo per celebrare la festa della liberazione con un tour attraverso le incompiute della città di Salerno. Ad organizzarlo i cittadini a 5 Stelle con la partecipazione di alcuni candidati alle prossime elezioni regionali del Movimento, sia per la provincia di Salerno che di Napoli. Appuntamento in piazza Vittorio Veneto prima di spostarsi verso i vari cantieri individuati, ad iniziare dalla cittadella giudiziaria. Sotto accusa amministrazioni locali, oltre che intoppi giudiziari e burocrazia, con milioni di euro dei cittadini trasformati in cemento, a volte inutilmente, secondo i cittadini a 5 Stelle, alla luce dello stop dei lavori. Oltre alla cittadella giudiziaria, obiettivo puntato sulla Lungo Irno, dove comunque il sottopasso di via Gelsi Rossi è addirittura d'arrivo e dovrebbe essere inaugurato a breve. Accuse all'amministrazione comunale di Salerno anche per il progetto di riqualificazione dell'area ex Concord in piazza della Concordia, avviato nel 2009 ma tutt'oggi ancora fermo, nonostante l'intenzione di realizzare un solarium attrezzato. Dopo il primo intervento, aperto nel 2013, infatti, come segnalato dai cittadini a 5 Stelle, ne è partito un secondo che si sarebbe dovuto concludere a maggio 2014, che è rimasto soltanto sulla carta. Il tutto senza dimenticare il ripascimento del litorale, il Pala Salerno, i cui lavori sono ancora fermi dopo il fallimento della ditta appaltatrice, ed ancora la stazione marittima, come la Lungo Irno, in procinto di essere inaugurata. Conclusione nell'area di Santa Teresa, tra Piazza della Libertà e Parcheggio Interrato, e Crescent. E noi per scegliere dobbiamo essere informati, questo è il nostro messaggio che vogliamo lanciare oggi. Piuttosto che parlare per slogan, piuttosto che parlare per tagli di nastro, noi vogliamo andare a toccare con mano queste tanto decantate opere. Il modello De Luca si spende per la realizzazione di opere pubbliche. Bene, andiamole a vedere, sono sotto gli occhi di tutti, il Crescent, la cittadella giudiziaria, la metropolitana di Salerno. Insomma, non si possono realizzare le stazioni e poi non ci sono i treni. Le incompiute ci sono per colpa delle persone o per colpa del sistema che non funziona? Ma le incompiute ci sono semplicemente perché non si è programmato e non si è pianificato per bene, perché prima di realizzare un'opera io la penso, la progetto e poi la realizzo. Chiaramente una parte vitale è quella della ricerca dei fondi e prima di realizzare un'opera io devo assicurarmi che ci siano tutte queste, insomma, tutti questi elementi.